Mi sarei fatta una treccia in realtà, ma non si vede perché ho ancora i capelli troppo corti e la cosa migliore sarebbe stata fare due treccine, ma ho 27 anni e una dignità. Benvenuti nella prima box review del mese di dicembre. Come state? Spero tutto bene. Ve l'avevo anticipato forse, ma ho intenzione nel 2021 di fare una sola box review al mese, in quanto ce n'è già tantissime sul canale e voglio dare spazio ad altri contenuti. Ma se non siete d'accordo con questa cosa e volete le consuete due box review al mese, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Questo mese, per introdurre questo nuovo palinsesto, ho deciso di fare una sola box review sul libro di Astrid Lindgren, che mi è piaciuto più di tutti ed era abbastanza scontato. Se mi conoscete, se avete visto i video wrap up nel quale ne parlavo, sicuramente avrete compreso che il libro di oggi è Pippi Calzelunghe, appunto di Astrid Lindgren, uscito nel 1988 per Salani. La storia penso che la conosciate tutti, ma ve la riassumo brevemente. È la storia di questa bambina che appare dal nulla in un paesino assolutamente bigottino e classico paesotto nel quale tutti devono essere educati, i bambini devono essere ligi alle regole, le femminucce devono essere femminucce e i maschietti devono essere maschietti. In questa villa detta Villa Villa Col arriva questa bambina assolutamente fuori dai canoni, che è appunto Pippilotta Pesanella Tapparella Succiamenta, figlia del capitano Calzelunghe, detta Pippi. Per fortuna, veramente una bambina fuori dal comune. Oltre ad avere una forza esorbitante, ha sempre un'idea geniale per farsi notare dall'abbigliamento, che è assolutamente non consono a una ragazzina della sua età, che è appunto di 9 anni, una forza sovrumana allenata negli anni in mare con suo padre, che è appunto un capitano di una nave. I vicini di casa di Pippi diventano i suoi migliori amici e sono Annika e Tommy. Sono i classici bambini per bene che crescono in una famiglia per bene, nascono in una famiglia per bene, e però fin da subito si palesa la loro noia nel comportarsi così. Non che non siano d'accordo sulle regole imposte dalla società per la loro crescita, però hanno bisogno di qualche stimolo in più, in quanto anch'esse hanno 9 anni e hanno bisogno comunque di stimoli per la loro fantasia, per i loro giochi. E Pippi arriva proprio a pennello in questa situazione, in questa loro fase della crescita. Insomma, diciamo che il romanzo in sé non ha una trama proprio lineare, nel senso che noi vediamo la quotidianità di Pippi, vediamo le settimane susseguirsi. Quello che notiamo in ogni capitolo è un messaggio estremamente importante, ovvero sii te stessa, non farti giudicare, non seguire la strada che ti viene imposta solo perché ti viene imposta, ma allo stesso tempo rimani una bambina. Infatti, la particolarità di Pippi non è tanto che non segua le regole, non sia esattamente come le altre bambine sono. La particolarità di Pippi è che lei comunque rimane una bambina e rispetta il suo essere bambina, ma allo stesso tempo è più adulta di molti adulti che la circondano. Ovviamente io Pippi Calzelunghe l'avevo già letto più di una volta quando ero piccolina. Avevo un'altra edizione, che era l'edizione ereditata da mia mamma insieme a Pogliani, insieme ad altri libri che vi ho già portato qua sul canale, molto più vecchia, molto più cascante, diciamo, e quindi ho voluto acquistarne una mia copia personale. Appunto, l'avevo già letto e questa è stata comunque una rilettura molto piacevole, che mi ha dato modo di cogliere delle tematiche e delle vicende, diciamo, che avevano delle sottotrame, dei messaggi tra le righe che da piccola chiaramente non avevo colto. Mi ha fatto riscoprire appunto Pippi in questa rilettura dei valori essenziali, alcuni ve li ho accennati prima, adesso ve ne parlerò un po' più nello specifico. Prima di tutto vorrei precisare che Pippi non rappresenta solo una bambina di quell'epoca. Quell'epoca sicuramente era un'epoca nel quale le bambine erano molto più stereotipate, vincolate a una certa immagine, però sicuramente è un modello per una bambina di qualunque epoca, un modello di libertà, per esempio, libertà di appunto ribellarsi ai canoni che vengono imposti, alle regole, al fatto che tu sei una femmina e quindi devi vestirti così, devi fare cos'ha e via dicendo. Quindi una libertà personale indipendentemente dal genere, dal sesso. L'indipendenza, che chiaramente è utopica per quanto riguarda Pippi, in quanto una bambina di 9 anni da sola in una villa piena di soldi, diciamo che anche al giorno d'oggi non è che sia proprio il massimo, però ti fa capire Pippi che l'indipendenza non è data dalla maturità dell'età, ma dalla maturità in generale, perché comunque Pippi è abituata fin dalla nascita a vivere delle avventure spericolate e
e quindi sicuramente, soprattutto date le sue capacità fisiche, è perfettamente in grado di badare a se stessa. Chiunque può essere indipendente, indipendente nella vita in generale, quindi a livello pratico come nell'esempio che vi ho fatto, ma anche indipendente a livello delle piccole cose nella quotidianità, quindi anche in quello non è l'età che fa l'indipendenza. Un'altra cosa che ci insegna il personaggio di Pippi è il valore della cultura e della conoscenza. Per quanto riguarda Pippi, c'è un percorso scolastico che lei fa, o meglio, c'è un percorso scolastico che lei vede da terza, vedendo appunto Annika e Tommy e tutte le loro cose, i loro compiti, quello che fanno a scuola, però anche in prima persona lei si approccia alla scuola. E la scuola, come viene vista in questo romanzo, ti impone appunto giustamente tutte le regole matematiche, le nozioni storiche, via dicendo. Pippi ti fa capire che non è tanto il valore della cultura generale la cosa importante, ma il fatto di conoscere tante cose e soprattutto di stimolare sempre la propria curiosità alla ricerca delle cose più disparate, anche perché a 9 anni è proprio quell'età, secondo me, nel quale i bambini sono estremamente curiosi, ma non curiosi a livello di bambino lattante che va alla ricerca dell'oggetto che non conosce, lo mordicchia e via dicendo. Chi ha fatto pedagogia saprà di cosa sto parlando. A livello proprio culturale, quindi perché limitarsi a quello che ci insegna la scuola? Perché non stimolare anche altri campi a livello di cultura generale per arricchire la mente dei nostri bambini? Un'ultima cosa che sicuramente ci regala Pippi è il valore delle emozioni. Allora, non so bene come spiegarvelo. Pippi in realtà non è che abbia delle emozioni ben definite. Pippi è tutto l'insieme delle emozioni, tutte insieme. Non c'è un momento, se ci fate caso nella lettura, nel quale Pippi sia particolarmente arrabbiata, particolarmente triste, particolarmente felice. Pippi è Pippi, e già Pippi è un'emozione a sé. Però i personaggi intorno a lei le emozioni le provano nel concreto. Quindi c'è, per esempio, nel momento in cui Pippi minaccia di partire per sempre da Villa Villa Colle, Annika scoppia in un pianto disperato, quindi da voce alle proprie emozioni. Ci sono dei momenti dove Tommy è molto molto arrabbiato, anche gli adulti che circondano Pippi molto spesso per i suoi comportamenti inusuali si arrabbiano. Però lei ha tutto un insieme di emozioni che non è definibile solo come Pippi. Nonostante questa sua caratteristica, ti fa capire quanto sia importante esternare le proprie emozioni, cosa che purtroppo anche oggi viene spesso relegata, tra virgolette, a uno stereotipo maschile o femminile, quindi di genere. Questo libro potrebbe andare benissimo a braccetto con Dalla parte delle bambine, che ho letto un po' di tempo fa. Se volete vi lascio qua sopra in info box la recensione che avevo fatto. C'è un punto, sempre il punto dove Pippi sta per partire, dove Tommy trattiene il pianto. Pippi stessa, diciamo che prima dice non voglio che nessuno pianga per me, però ti mette proprio il puntino sulla i su questa cosa che Tommy debba trattenersi perché è un maschio. Invece Annika, disperatissima, è capace anche di rotolarsi per terra disperata e nessuno le dice niente, perché appunto è una femmina, quindi le femmine piangono. Allora, in ogni singolo capitolo vengono fuori delle tematiche precise, e di questa cosa mi sono accorta solo durante la rilettura, perché appunto nella prima lettura, essendo più piccola, avevo dato più importanza alla trama generale. Una cosa che mi ha veramente affascinato in questo romanzo è il rapporto, alias il paragone, tra Annika e Pippi. Pippi ne abbiamo già parlato, abbiamo già capito che non è il tipo di bambina canonico, soprattutto in quell'epoca. Annika invece è il tipo di bambina canonico. Questo causa dei piccoli scontri, chiamiamoli così, anche se non sono dei veri e propri scontri, tra le due bambine della serie, che Annika molto spesso raccomanda a Pippi di comportarsi in un certo modo, di vestirsi in un certo modo. Non la critica, perché la ammira, lei vorrebbe essere come Pippi, ma non può. Sente nel suo cuore che non può, perché lei è Annika. E allo stesso modo Pippi, perché anche Pippi a volte ha dei momenti nel quale vorrebbe, tra le righe ci dice che vorrebbe essere come Annika piuttosto che come Pippi, però allo stesso tempo accetta se stessa. Entrambe accettano se stesse, insomma. Però ci sono questi momenti dove appunto Annika magari punzecchia Pippi su determinate cose che fa oppure che non fa, e Pippi di rimando le dice solo perché sono una femmina
o solo perché tu sei una femmina, non è che non dobbiamo fare questa determinata cosa, anche se è pericolosa, anche se ci sporcheremo, anche se è un gioco da maschi. Pippi stessa non ha un genere, Pippi è sia una femmina sia un maschio, è Pippi, punto. È un personaggio talmente complesso e allo stesso tempo talmente semplice da capire che non si può definire con un genere sessuale o un genere punto. È Pippi. E infatti ad Anika e a Tommy viene spesso detto e criticato da Pippi il loro comportamento, che è veramente troppo stereotipato. Insomma, ragazzi, Pippi Calze Lunghe è un romanzo per bambini moderno che va assolutamente letto, ma soprattutto va spiegato. Se qualcuno mi avesse spiegato capitolo per capitolo quale fosse la morale, sicuramente sarei stata già da più piccola una bambina migliore, perché avrei capito che non ci sono differenze in questo mondo, ognuno ha gli stessi diritti, nessuno va giudicato solo perché è fatto in un determinato modo, si veste in un determinato modo. Nel 2020 questo romanzo è ancora una perla preziosissima da aggiungere alla libreria dei vostri figli. È veramente un romanzo che vale la pena di fargli leggere, ma prendetevi la pazienza di spiegarglielo, prendetevi la pazienza di leggerlo insieme e di commentarlo insieme. Aprite una discussione, fate finta per una volta che i vostri figli siano dei vostri pari e intavolateci una vera e propria discussione su Pippi Calze Lunghe, perché, ripeto, è un personaggio che ti insegna veramente tantissimo, dal provare le emozioni a dei valori imprescindibili della vita, delle morali piccole, delle piccole frasi che dice lei che assolutamente ti possono insegnare tanto. E soprattutto io lo farei leggere a tutte quelle persone che ancora credono negli stereotipi e nei pregiudizi. Spero che questa recensione vi sia piaciuta, nel caso fatemi sapere qua sotto nei commenti che ne pensate di questo libro, se l'avete letto, se ne avete altri simili da farmi leggere e cosa ne pensate degli insegnamenti della cara Pippi Calze Lunghe. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi, ovviamente sostenermi, invece qua sotto la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un piccolo like di supporto e se pensate che questa recensione possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividete questo video su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto ciò che faccio su questa piattaforma, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani con un nuovo video per l'avvento di Gio, solo su Giocate Books Writer. Un bacione, ciao ciao!